che registro questa sera. Difatti, se avete visto già l'altro, sono vestita allo stesso modo, sono nello stesso set, tra virgolette, allestito con questo faro sparato così in faccia. Perché ultimamente sta diventando un po' difficile registrare durante la giornata, visto che finalmente il tempo è bello, c'è il sole, quindi usciamo molto più spesso e quindi insomma non ho molto tempo durante la giornata, però ho più energie, sarà appunto questo tempo più favorevole anche all'umore. E quindi già ho registrato prima un video sulla BB Cream. E adesso ho pensato di affrontare un argomento sul quale mi fanno anche in pagina spesso delle domande, e diciamo che questo è un video che è stato molto richiesto, e cioè i pennelli. Allora, io premetto che non ho fatto una scuola di make-up, quindi bene o male, insomma, i pennelli si conoscono più o meno quali sono. Però potrei, tra virgolette, all'interno di questo video dire anche cose non vere o, diciamo, non professionali. Io vi dico che pennelli utilizzo io per fare cosa. Poi, se quel pennello non è proprio, stato, diciamo così, pensato per quello scopo, beh, diciamo me ne frego, perché se io lo utilizzo in questo modo qui, vuol dire che mi ci trovo bene e quindi, insomma, quello che va bene per me potrebbe andare bene anche per voi, ma potrebbe non andare bene. Quindi questo poi, insomma, ognuno ha diciamo le sue abitudini. Allora, partiamo dai pennelli da viso e io, più che da viso, anzi, vi dico da fondotinta. Allora, un attimo che li prendo un po' tutti. Allora, voglio fare una premessa che per noi, diciamo così, appassionate di make-up, alcune cose sembrano scontate, anche a me in realtà alcune cose a volte sembrano scontate, perché essendo appassionata mi sono documentata, ho guardato spesso tanti video, ho visto tanti blog, eccetera. Però a volte nel parlare anche con delle amiche che non hanno la mia stessa, più che passione, direi proprio malattia, per i cosmetici, mi rendo conto che a volte alcune cose non sono in realtà affatto scontate per chi comunque non ha questa particolare passione, insomma, per i cosmetici. E difatti mi sono resa conto che molti pennelli, come ad esempio questo qui che vi faccio vedere da fondotinta, il Kabuki, alcune ragazze magari non lo conoscono nemmeno. Quindi anche un po' per questo è nata questa idea, insomma, di fare questo video, per dare l'opportunità anche a chi, diciamo, è meno appassionata di noi e quindi è meno documentata di noi, di capire un po' meglio l'utilizzo dei pennelli. Allora, io di Kabuki ne ho due, ho questo di Neve Cosmetics e questo di Kiko. Come vedete non sono proprio uguali, quello di Neve è molto più pieno, diciamo così, questo è un po' più rado e le setole sono anche più dure, un po' più ispide. Diciamo che a me questo non piace particolarmente perché punge. Ho scoperto che i pennelli di Kiko non mi piacciono in realtà, perché avevo prima comprato questo e poi, vabbè, ve ne parlo dopo. Ho comprato anche un pennello da sfumatura che neanche mi è piaciuto. Questi di Neve, allora faccio una premessa, i pennelli di Neve io li amo tutti, li trovo davvero fantastici, sono molto molto morbidi, non pungono, sono una carezza proprio sul viso e il Kabuki non fa eccezione. Allora, il Kabuki è questo pennellino piccolo così, ups, un po' cicciottello, e serve per applicare il fondotinta minerale. E io con questo qui di appunto Neve, ups, l'ho messo nello scatolino sbagliato, con questo qui di Neve mi trovo davvero molto molto bene. Poi, sempre per il fondotinta, ho acquistato di recente, e vi dico la verità, ormai sto usando ultimamente solo questo, il Flat Bookie, ve l'ho fatto già vedere sia nel video haul quando l'ho comprato. Sia vi ho fatto anche una review su questo perché è davvero fantastico.
E il fondotinta con questo qui, insomma, si può applicare in questa maniera un po' così, si può picchiettare, davvero davvero fantastico. Poi per quanto sempre riguarda fondotinta, io ho questo piccolo qui di questo è Zoeva. Ho questo piccolo duo fibre, si chiama questo pennellino qui, e vabbè, è sporco, scusate. E questo anche io lo uso sempre per mettere il fondotinta, anche se è piccolino, perché di questo c'è una versione anche più grande. Lo preferisco perché è più minuzioso, diciamo, nelle applicazioni mi piace di più. E questo qui lo utilizzo per il fondotinta compatto. Poi, che altro? Ne avevo un altro, non lo trovo più. Eccolo qui. Allora, questo qui invece, che io ho da tantissimi anni, anche se ancora perfetto, questo è di Rocher, credo che lo facciano ancora, io ce l'ho tipo da 10 anni, e questo qui, vedete, è piatto, faccio vedere, vedete, anche questo è il classico pennello da fondotinta, forse è quello proprio classico, perché ripeto, prima si usava solo questo, almeno io conoscevo solo questo qui, fino a poco tempo fa, poi insomma con il fondotinta minerale sono usciti tutti gli altri tipi di pennelli, quindi per quello che ne so io, fondotinta. Ah, ecco qua, vi faccio vedere i pennelli che ho io da fondotinta, che quindi abbiamo detto sono questi qui: pennello classico, flat buchi, kabuki e duo fibre. Questo si chiama anche stippling, perché appunto nasce per questo tipo di applicazione, cioè picchiettando così il fondotinta, per picchiettare il fondotinta sul viso. Poi, sempre rimango un attimo in tema di fondotinta, l'applicazione può essere anche più naturale, per certi versi più veloce, con questa qui che è la Beauty Blender. Ve l'ho fatta già vedere anche in pagina, anche in un altro video dove parlavo della pulizia dei pennelli e di, appunto, di questa spugnetta, la Beauty Blender. Questa qui adesso che è asciutta, bagnandola e prendendo poco a poco alla volta il prodotto così picchiettando, dona anche un'applicazione del fondotinta molto molto naturale. Anche questa mi piace moltissimo, questa mi piace molto per il fondotinta liquido. Forse mi sono accorta che non vi ho detto l'utilizzo di tutti i fondotinta, ossia questo qui fondotinta liquido, questo qui fondotinta compatto, almeno io lo utilizzo per fondotinta compatto, questi due li utilizzo per il fondotinta minerale, in particolare questo qui il flat mi trovo benissimo a bagnarlo con la nebbia fissante dello stesso marchio Neve Cosmetics, e poi prendendo il fondotinta minerale, questo qui fondotinta liquido. Poi cosa vi faccio vedere? Sempre per quanto riguarda i pennelli da viso, vi faccio vedere questi che sono un poco spellacchiatelli. Sono entrambi di Rocher, qua si vede ancora questo, vedete c'è ancora il vecchio logo perché è cambiato, non è più questo, l'hanno cambiato, perché appunto anche questo qui ce l'ho da tantissimi anni, anche questo era uno della linea di Rocher. Sono un po' spelacchiati, ma perché li ho, saranno alcuni, forse il primo l'ho comprato 15 anni fa, quest'altro sempre più o meno, insomma siamo lì, quindi sono un po' diciamo consumati. Allora, io di recente ho preso, ve l'avevo fatto vedere un video haul, questo qui di Neve Cosmetics, che è, vedete, nuovissimo, anche se lo sto usando ovviamente ormai tutti i giorni, è molto soffice, molto pieno, come vedete, e come ho detto anche per gli altri, per il Kabuki e il Flat Buki, quelli di pennelli di Neve Cosmetics sono pennelli che io consiglio assolutamente, perché hanno un buonissimo rapporto qualità-prezzo, sono molto morbidi, non pungono. Questo tipo di pennelli, comunque, questi vabbè, insomma, ripeto, sono un po' consumati, però sono comunque pennelli da cipria, quindi perché sono grandi, perché servono per, devono prendere una buona parte, diciamo così, un'ampia zona del viso. Poi dunque, finiamo con i pennelli sempre da viso, vi faccio vedere i pennelli da blush, che possono essere di due tipi: o questi qui così angolati, vedete, oppure questo tipo qui tondo. Sono entrambi, sono piccoli, guardate, vi faccio vedere,
Io ne ho anche uno, questo qui di Neve Cosmetics, che mi piace molto, sempre angolato, perché in realtà io preferisco usare quello angolato. Sono pennelli piccoli rispetto, vedete, a questi qui da Cipria, perché devono prendere una parte piccola, cioè lo zigomo. Quindi per questo motivo qua si distinguono immediatamente i pennelli da blush, anche se sono tondi come questo, però la differenza è proprio netta. Guardateli anche in così, vedete, questo è tondo, bello pieno, questo qui invece è schiacciato. Quindi lo scopo è appunto quello di prendere, anche per fare comunque il contouring, insomma, prendere comunque piccole parti del viso. Quindi ecco lo zigomo oppure la parte bassa qui. E quindi insomma per questa motivazione qua, quindi ripeto, o sono angolati o sono tondi, li distinguete perché sono pennelli piccolini rispetto hanno diciamo la parte appunto delle setole piccola rispetto agli altri tipi di pennelli. Poi per quanto riguarda gli occhi vi faccio vedere quelli che ho io, che non li trovo in questo momento. Perché io in realtà ne ho tantissimi, quindi alcuni sono sporchi, non li ho forse qui a portata, infatti non riesco a trovarli. Comunque vi faccio vedere, ci sono vari tipi di pennelli. I più comuni che escono spesso anche all'interno degli ombretti sono questi qui in spugna. E questi, scusate, ma sono sporchi. Io ne ho insomma vari, anche questi qui ve li ho fatti vedere qualche volta che compro. Tipo 10, 20, non mi ricordo quanti ci sono in confezione, 1 euro, 2 euro. Questi sono comodi perché permettono di pressare l'ombretto, quindi sinceramente mi trovo bene, anche se vedo che tantissimi questi qui a spugnetta ormai non li usano più, invece io mi ci trovo bene, si picchietta, si attacca proprio, diciamo così, molto bene l'ombretto. Però pennelli d'applicazione sono anche, ecco, questi qui, per esempio questo qui è in setola, però è piatto, non so se riuscite a vederlo, però ha le setole comunque morbide e quindi anche questi qui io mi trovo bene a picchiettare, insomma ad applicare. Distinguiamo, diciamo così, distinguiamo tra pennelli d'applicazione e pennelli da sfumatura, che poi vi farò vedere, sono diversi. Poi io ne ho, vedete, diversi, anche di diversa insomma grandezza, questi qui, e ce ne sono alcuni tipo questo che sono un po' più duri, semplicemente perché le setole sono più compatte e sono ottimi anche per applicare i prodotti in crema, quindi ombretti in crema o anche fondotinta, anche correttori. Se vi trovate bene, poi questo ripeto dipende anche un po' dal gusto personale. Io, per esempio, ho fatto vedere già in un video, non mi ricordo quale, questa pochettina che ho di Shaka o Shaka, come si voglia dire, non so, che contiene questi pennellini qui. Ops, è caduto qualcosa. Sono praticamente tutti i pennellini che io utilizzo per il correttore, perché sono tutti a lingua di gatto, vedete, questi qui sono piatti praticamente e hanno le setole molto compatte. Io questi qui li uso moltissimo per i correttori o anche per gli ombretti cremosi, tipo quelli di Essence, gli Stay All Day, per esempio. Poi per esempio all'interno di questa pochettina qui c'è anche questo qui, scusate, è sempre sporco ma ve lo faccio vedere, che nasce come pennellino, credo sia all'interno qui, come pennellino da labbra. In realtà invece lo uso per mettere intorno alle narici, qui in questa zona, il correttore verde, infatti come potete vedere è sporco di correttore verde. E mi trovo benissimo, quindi ripeto, cioè per me un pennello può essere versatile, magari un pennello che è da sfumatura io lo posso usare, anzi per esempio lo uso spesso, questo qui vi faccio vedere, questo è un pennello da sfumatura di Neve Cosmetics, il blender o blending, e io spesso lo uso per mettere qui il correttore perché lo sfuma bene. Quindi diciamo ci sono delle regole di base, tra virgolette, ci sono dei pennelli che nascono con uno scopo, però
io li utilizzo un po' come meglio mi trovo. Quindi diciamo questi pennellini qui, come questi qua che vi ho fatto anche vedere prima, un po' più piatti, questi qui, oppure assieme a, non so più dove li ho messi, questi qui in spugnetta, questi qui sono tutti pennelli che possono essere molto buoni da applicazione ombretto. Poi ci sono invece i pennelli da sfumatura che hanno delle setole più morbide, anche se sono di varia forma. Ora ve ne prendo qualcuno e ve li faccio vedere. Ecco, si usano diverse, diciamo, per anche diversi tipi di sfumature, se si vuole ottenere una sfumatura maggiore o minore. Quindi guardate, io per esempio ho alcuni, vi faccio vedere alcuni di quelli che ho. Vedete, sono vari. Questo per esempio, non so se si vede bene, è un po' angolato, vedete? Così. Poi ho questi qui, questo per esempio è piatto. Forse questo qualcuno si trova anche per l'applicazione. Io dipende, insomma, magari se ho tutti quelli da sfumatura sporca uso questo, insomma. Vado anche un po' a giostrare. Questo è un po' più grande, vedete? Cerco di metterveli un po' in ordine di grandezza, magari, così vi faccio vedere. Aspettate che sto facendo pasticcio. Eccoli qua. Vedete? Sono tutti pennelli da sfumatura, però sono magari di varie grandezze. Ora in questo momento qui non ne vedo altri. Ecco qua, forse quest'altro qui che è di brochet, ancora più piccolino. Sono tutti pennelli, non so se riuscite più o meno a capirlo dalla camera, qui dal video. Sono tutti pennelli che hanno setole meno compatte, molto morbide, sono tondi. E questi servono per sfumare. Poi ripeto, dipende dal tipo di sfumatura che si vuole ottenere. Quelli con cui mi trovo molto bene sono questi di Essence, che costano pochissimo, non ricordo esattamente il prezzo, comunque pochissimo come tutti i prodotti Essence, e sfumano benissimo, sono molto morbidi, non pungono e non perdono peli durante il lavaggio. Questo per esempio mi piace tantissimo per ottenere un effetto smoky molto più accentuato. Questo è di Nive Cosmetics, per esempio il blender di Nive, classico blender. Recentemente ho acquistato anche quest'altro qui di Nive Cosmetics, è un po' più piccolo, sempre un blender. E quello che invece ho acquistato, l'ultimo acquistato, l'avevo fatto anche vedere in un video review, è questo qua di Kiko, che è il numero 200, e diciamo che non mi piace per niente perché punge. Quando l'ho visto in negozio c'era il tester lì, evidentemente era un pennello molto sfruttato, non lo so, che molti magari lo toccano, ed era, sembrava più morbido. Invece andando ad utilizzare, poi sulla mano tra l'altro sembrava più morbido, andando invece a sfumare, ad applicare, applicare a sfumare sull'ombretto, purtroppo sull'occhio è un po' pungente, quindi non mi piace particolarmente. Poi vi faccio vedere se li trovo i pennelli, per esempio a penna. Dov'è l'altro? Ne avevo anche un altro, ne avevo anche un altro che forse è sporco. Vabbè, vi faccio vedere questi qua intanto. Vedete, sono a penna, perché appunto hanno questa forma, chi più chi meno, sono comunque. E questi qui sono ottimi per sfumature di precisione, per esempio per fare la classica V qui nell'angolo, quando si fa per, diciamo, delineare un poco l'occhio, oppure per fare qui sotto per sfumare matita o ombretti nella rima inferiore. E, è importante anche la durezza, diciamo, delle setole, perché per esempio questo è un po' più morbido, questo è un medio, questo è un po' più duro. Infatti io con questo qui di Neve mi trovo molto bene a sfumare la matita, per esempio sotto, perché non fa sbavature. E poi per sfumare, per esempio, ci sono anche questi qui, io ne ho uno solo, e questo è in gomma, e anche questo per la matita sopra io mi trovo bene a sfumarlo. Questo è di Shaka, tra l'altro, anche questo, o Shaka sempre.
E poi vediamo cosa ho saltato. Ah sì, importantissimi i pennelli da eyeliner. Ve li faccio vedere alcuni di quelli che ho qui. Questo qui e questo qui. Non ne ho altri qui a disposizione. Comunque i pennelli da eyeliner si presentano in questo modo. Cioè sono pennelli. Spesso io mi trovo benissimo con questi qui. Faccio vedere uno, questi qui angolati, vedete, e ne ho di diverse, questo è un po' più piccino, oppure anche questo qui mi piace, questo non so se è proprio da eyeliner, io mi trovo bene a mettere anche lei, ma anche a sfumare, forse questo è più da sfumatura in realtà, però comunque pennelli piatti, questo qui vedete, in generale questo tipo qua, comunque quello che utilizzo maggiormente, sì, forse questo qua è strano, però io mi trovo bene perché mettendo, essendo quadrato, mettendo diritto così, io riesco a ottenere una bella linea, però non so se questo in realtà è proprio da eyeliner, sinceramente. Poi da eyeliner, per esempio, io ho anche questo, guardate quanto è sottile, non so se riuscite a vederlo. Questo qui in realtà io l'ho comprato, era nel reparto unghie, forse per fare i disegnini sulle unghie. Invece questo qui, bagnandolo bene nell'eyeliner, io riesco a fare una bella riga anche con questo qui. E non ne ho altri perché ne ho alcuni di là che sono sporchi, quindi però più o meno sono questi, insomma, i pennelli da eyeliner. E poi infine vi faccio vedere. Ah, ecco, per esempio, questo ho dimenticato prima di farvelo vedere. Anche questo qui da sfumatura, vedete? Insomma, sono un po' di diversi, ecco, di varia forma e natura. Poi vi faccio vedere a titolo così informativo i pennelli. Questo, aspettate, dov'è? Che non lo trovo più. I pennelli da sopracciglia, che sono di due tipi, vedete? Io questo per esempio non lo uso, non mi piace, mi piacciono questi qui, questi che sono come gli scovolini dei mascara, in pratica mi piace molto questi qua, sono molto molto buoni secondo me per pettinare le sopracciglia. E poi vi faccio vedere, ah anche questo non l'avevo saltato, vabbè ma non importa, insomma io ho cercato di farvi vedere più o meno quali sono i tipi di pennello. Vi faccio vedere adesso quelli lì che ho io da labbra, eccoli qua. Dove era l'altro? Non lo trovo più. Eccolo qua. Allora, il pennellino da labbra generalmente è un pennellino piccolino, tipo questo, perché chiaramente deve essere una cosa di un'applicazione di precisione. Quindi, questo oppure, per esempio, questo qui che c'ha. Aspettate, che ha il cappuccio. Questo qui. Perché chiaramente se andiamo ad applicare un rossetto io mi trovo meglio, diciamo, anche se lo applico prima un po' così mi trovo molto meglio poi dopo a delinearlo un po' meglio con il pennello e questo comunque anche per applicazioni più di precisione per andare negli angoli, quindi chiaramente il rossetto è troppo grande, non può raggiungere con precisione tutti gli angolini e quindi per questo io mi trovo benissimo ad utilizzare questi pennelli. Poi spesso e volentieri, credo che abbiate visto anche voi le matite, quelle buone di marca, hanno la matita e nel retro hanno anche il pennellino per sfumare il rossetto e quindi io personalmente spesso utilizzo quei pennellini lì, quelli che sono abbinati alle matite. Ma comunque, insomma, poi ho questi qui anche, sono molto comodi, adesso li stanno facendo tutti. Questo qui è di Brochet. Non si vede perché c'è il riflesso. Comunque sono pennellini, si chiamano retraibili. Basta premere così ed esce e sono molto comodi anche perché il rossetto potrebbe, cioè non potrebbe sporca. Quindi questo qui poi si richiude, si mette il cappuccio, anche se lo portate in borsa. Io ne ho due, anche questo che ho avuto in omaggio, un acquisto che ho fatto al sito, l'ho fatto vedere di una donna vagabonda. Quindi in pratica questi si richiudono. E praticamente così possono anche stare in borsetta, non sporcano, quindi sono anche molto comodi. Basta, ragazze, credo di avervi detto tutto per quanto riguarda
i miei pennelli, quelli che ho io, quello che ne faccio io. Poi, insomma, ripeto, sottolineo, non lo so se sia esattamente così, insomma, però io mi ci trovo bene. Ah, vi faccio vedere anche una cosa: io ho questa spugnetta che non uso per mettere il fondotinta, non uso per mettere nulla, la uso per pulire. Cioè, quando per esempio io purtroppo so che in alcuni casi consigliano, per esempio quando si fa uno smokey, consigliano di fare prima gli occhi e poi la base, ma io purtroppo non mi ci trovo sinceramente, perché poi magari vado a fare qui, non riesco a fare bene per paura di rovinare, insomma, il trucco che ho fatto sotto l'occhio, eccetera. Quindi io comunque faccio sempre prima la base e poi faccio gli occhi. Capita a volte che alcuni ombretti che sono un po' più polverosi, tipo quelli di Essence, per esempio, e allora cade un po' di polverina. E andando, io diciamo cerco di andare un po' così a tirare, chiaramente se ci sono proprio dei residui grossi è consigliabile non tirare perché si fa il nero. In quel caso lì i make-up artist cosa consigliano? Prima di iniziare uno smokey mettere un piccolo velo di cipria bianca qui trasparente e poi dopo andarla a tirare via. E io non la tiro via col pennello, la tiro via delicatamente con questa e vi dirò che mi è sempre andata bene finora, quindi insomma non so se poi prima o poi mi troverò con delle strisce nere sotto l'occhio. Quindi, insomma, anche queste spugnettine qui che si trovano anche al supermercato, insomma, queste si trovano un po' dovunque, possono essere utili. E quelle nascono comunque per applicare anche correttori, insomma, fondotinta, se vi trovate bene, sempre picchiettando così, anche quelle lì sono molto valide. Ragazze, questo è il mio video. Sui pennelli, me l'avevate richiesto in tante, anche in pagina. Questo è un argomento, insomma, che molte, a cui molte si interessano, quindi spero che questo mio video possa esservi utile. Sono arrivata a registrare 24 minuti, spero di riuscire, faccio qualche taglio perché come al solito mi sono dilungata, però insomma i pennelli da far vedere erano parecchi. E niente ragazze, vi ringrazio e per aver seguito anche questo video qui, vi mando un grosso bacione e alla prossima. Grazie mille. Ciao.